Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Wanna Marchi è stata per diverso tempo una teleimbonitrice. Era capace di vendere tutto e possiamo dire anche il nulla. Nel tempo è stata denunciata insieme alla figlia Stefania per truffa ed estorsione. Le due, infatti, hanno dovuto pagare con anni di detenzione i loro imbrogli non andati a buon fine. Oggi però le due sono fuori dal carcere ed hanno completamente cambiato vita. Non immagini nemmeno cosa hanno iniziato a fare. Di seguito, nei prossimi paragrafi, andremo a vedere la vita di Wanna Marchi di prima e di oggi. E poi andremo a ripercorrere anche le sue parole in una recentemente intervista. Wanna Marchi. Ecco chi era. Classe 1942, Wanna Marchi nasce a Bologna e prima di diventare una teleimbonitrice studia per diventare estetista. Perde i genitori da giovane e quindi si dà da fare per prendere le redini della sua vita. Diventa estetista e sposa Raimondo Nobile, un imprenditore con il quale ha due figli, Maurizio e Stefania. Grazie anche al marito apre la sua prima attività e poi inizia a vendere prima dei fanghi alle sue clienti e poi le creme fatte da lei nel garage. Ottiene ottimi risultati, ma la vita matrimoniale, come lei ha raccontato, non andava affatto bene. Sposatasi a soli 17 anni, ha subito tradimenti e violenza durante la durata del matrimonio. Ritornando però alla sua vita lavorativa, Wanna capisce di essere brava con le parole ed ha poi un'ottima parlantina. Inizia così a lavorare in alcune emittenti private e diventa testimonial inizialmente dei suoi prodotti. Ad aiutarla ci sono i suoi due figli, soprattutto la figlia rimarrà morbosamente con lei. Inizia a lavorare sempre di più finché non finisce in carcere con la figlia per truffa ed estorsione. Le due donne vendevano bustine di sale, rosmarino ed altre erbe ai loro clienti che così sarebbero stati liberi dal malocchio. Lo scandalo inizia ad esserci negli anni 90 e le due finiscono poi dietro le sbarre. Devono scontare 9 anni e 6 mesi di carcere. Lo fanno nel penitenziario di Bologna e lì comincia quella che poi sarà la loro vita. Si sa che in carcere si fanno delle attività e quella scelta da Wanna è quella che l'ha portata ancora oggi a lanciarsi nel mondo dell'imprenditorialità. Lontano dal mondo dello spettacolo. Ecco cosa fa oggi. Wanna Marchi dopo 10 anni di carcere ha completamente cambiato vita. La donna all'interno del penitenziario ha approfondito la sua passione per il mondo della cucina. Cucinava infatti per le 92 detenute ed ha frequentato un mini corso di cucina di 200 ore. Ha ricevuto l'attestato ed oggi è una food blogger. Condivide la sua passione con circa 25.000 followers, ma ha il profilo privato. La sua vita quindi è completamente cambiato ed ora incentrata sul mondo culinario. Ha infatti deciso di aprire dei ristoranti anche se ha avuto dei problemi e non è andato come sperava. Infatti quelli aperti a Tirana e a Durazzo non hanno avuto una buona riuscita. In una recentemente intervista, ad ottobre 2022 a Nonella Arena da Massimo Giletti sulla 7, Wanna Marchi ha confessato quanto prende di pensione. La domanda è venuta spontanea al conduttore dopo che la donna nella sua vita ha guadagnato circa 30 miliardi. La Marchi ha risposto che vive oggi con 600 euro di pensione. Così non è mancata la domanda di Telese: avrà versato i contributi? Wanna ha solo accennato un sorriso e a rispondere è stata la figlia Stefania che ha confermato che hanno sempre versato i contributi sui loro guadagni. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale.
per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We're good.